e mi dispiace avervi fatto un pochino aspettare, ma per fortuna senza l'ombrello, come in questi giorni. Allora abbiamo, vedete, un gran fermento di preparazione degli stand, tutto questo ci nel buon umore, quindi ci fa molto ben pensare e molto sperare. Volevo presentarvi i nostri presenti ospiti qui al tavolo e il nostro vice sindaco, il dottor Nardella, Stefano Fantoni per la provincia, assessorato sviluppo, programmazione e turismo, il dottor Bargagli, coordinatore dell'osservatorio dei mestieri d'arte dell'ente Cassa di Risparmio, Elisabetta Nardinocchi, che è la direttrice del Museo Horn, che insieme a OMA, cioè insieme al dottor Bargagli, hanno creato questo laboratorio per i bambini, vale a dire gli artigiani in famiglia, in cui si insegna ai bambini e anche ai loro genitori che li accompagnano alcuni mestieri, l'uso delle mani, l'uso dei materiali. Io sono molto grata alla dottoressa Nardinocchi per questa idea magnifica. E più creiamo mondo di artigiani e mentalità di artigiani, e più questo strato della società che rischia sempre di sparire invece rimarrà vivo. Il nostro festeggiato speciale Vanni Di Filippo, che compie 40 anni di attività con la sua ditta Il Bisonte, un artigiano in tutti i sensi che fa lavorare in Toscana tutto ciò che produce e che viene venduto nel mondo intero. Soprattutto il Giappone riconosce in lui questa qualità straordinaria di artigiano, come vogliamo noi. Direi che vi ho presentati tutti, sono contenta che sia qua con noi anche l'assessore Elisabetta Cianfanelli del comune. Ora non la vedo più, è andata forse a guardare che si occupa di turismo e moda. E quindi io adesso darei la parola al vice sindaco, al dottor Nardella.